Amiche, amici sportivi, buonasera, è Mario Mattioli che vi parla e vi saluta. Scusate ragazzi, post scriptum, un caro saluto a Mirko Parisi e a Tony Riggi, autore della canzone Pugni e Cuore che tanto ci coinvolge. Vinceremo anche il Covid. Ciao a tutti da Mirko Parisi e dalla Virtual Box. Ciao Tony, grazie per questa canzone e per tutto il supporto che ci dai e per questi grandi stimoli. Cuore e cuore. Insieme a questo virus letale, anche da casa potete allenarvi. Da casa è importante, allenatevi, rimanete insieme tutti quanti uniti, soprattutto con le rime di questa canzone che è uno simbolo importante. Grazie a Tony Riggi, il cantautore, che ci ha dedicato questa canzone bellissima, il nuovo inno della Parisi Box e di tutti gli amanti del pugilato. Ciao a tutti quanti, da Mirko Parisi. Anche io, Tony Esposito, con pugni e cuore, sto con la box italiana e con la Parisi Box contro il coronavirus. Stiamo affrontando un avversario che si è rivelato tosto, duro da battere. Un avversario che ci ha messo alle corde. Un avversario che stava cercando di metterci KO. Però sembra che la situazione adesso sia ribaltata, quindi il match non è ancora finito. Infatti, sembra che in questo momento siamo noi che l'abbiamo messo alle corde, perché il numero di contagiati sicuramente si è abbassato. Ma questo è il momento di non abbassare la guardia. Questo è il momento che dobbiamo ancora di più fare un'azione più serrata d'attacco, perché lo abbiamo messo alle corde e lo possiamo sconfiggere. Come fare? Restando a casa. Un abbraccio a tutti da Patrizio Riva. Ragazzi, ciao. Stiamo lottando duramente contro un avversario difficile, incredibile, terribile come il coronavirus, però penso che lo batteremo. Dobbiamo essere dei guerrieri, essere duro, essere forti mentalmente e ne usciremo. Un saluto a tutti quanti, in particolare a Mirko e a Tom. Ciao! Ciao ragazzi, un caro saluto a tutti e un abbraccio fraterno al mio amico Mirko Parisi della ASD Parisi Box. E complimenti soprattutto a Tony Ricci per il suo bello inno all'ASD. Ragazzi, restate ancora a casa, tra poco usciremo da questa crisi, ritorneremo di nuovo nelle palestre, quindi un altro po' di sofferenza. E ci vedremo a bordo. Amici sportivi, è Mario Mattioli che vi parla e vi saluta. Le immagini, come vedete, non vi giungono dallo studio, ma da casa mia e dal mio studio. E sì, dobbiamo stare a casa. E perché dobbiamo fare tutto quello che ci fa passare il tempo, avere più rapporti con i nostri familiari. Io non sono mai stato tanto tempo con mia moglie da tanti anni. Qui c'ho il mio computer, qui c'ho il mio pianoforte che ho ripreso in questi ultimi tempi. Per cui occorre stare dentro. Momento difficile, difficilissimo, però ci hanno detto di stare in casa e noi ci stiamo. Anzi, vi dedico anche questa canzone bellissima di Elvis Presley. Non posso suonarvela tutto perché non abbiamo spazio, evidentemente. Però, cortesemente, ragazzi, collaboriamo. Stiamo tutti in casa tranquillamente. Ne usciremo, non soltanto perché ce lo dicono, ma perché sarà così. E potremo divertirci. E finalmente poi qualcuno pagherà la cena per tutti se riusciremo a vederci. Questo motivo è molto bello, lo dedico a tutti quanti voi, dandovi tanta speranza, speranza che se ne esca, ma stiamo in casa, d'accordo? Buona serata a tutti e tanti auguri a tutti. Cari amici, sono Giulio Luccio della Box de Soleil. In questo momento così difficile che non abbiamo ancora chiare le idee di quello che dobbiamo fare, cerchiamo di rimanere tutti uniti, rimaniamo a casa
in modo da poter il più presto possibile avere la nostra palestra. In questo faccio un saluto particolare a Mirko Parisi, Mirko Parisi e al Tony Ricci, che ha composto un brano per l'associazione sportiva Dilettanti Siti di Parisi. Saluti a tutti e cerchiamo di vederci presto. Un saluto dalla Parisi Box da Milano Mazzini. Mi raccomando, restate tutti a casa. Ciao ragazzi. Rimaniamo a casa per bene di tutti. Anche da casa si campate e si luce. Un grande saluto Parisi Box. Ciao a tutti, anche se stiamo passando un momento difficile, cerchiamo di tenerci in forma, facendo un po' di movimento, così potremmo superarlo tutti assieme, rimanendo a casa. E diamo un grande pugno al Covid-19 e un grande saluto agli amici della Parisi Box e dal vostro campione Maurizio Stecca. Combattiamo insieme stress e ansia con la box. Sconfiggeremo il coronavirus. Covid-19 è un avversario che non si fa vedere, ma se restiamo uniti, ragazzi, ce la faremo. Siate responsabili. Rimaniamo a casa. E un saluto alla Paris Box. Buonasera, sono il maestro Italo Mattioli. Rimaniamo a casa per il bene di tutti. Anche da casa si combatte e si vince. Grinta e simuli attraverso questa canzone. Un saluto alla Paris Box. Ciao a tutti, ragazzi. Mi raccomando, continuiamo a rimanere a casa perché è l'unico modo che abbiamo per combattere questo maledetto virus. Ricerchiamo degli stimoli attraverso l'allenamento e magari anche attraverso questa bella canzone. Un abbraccio a tutti, a presto. Mes chers amis italiens, je suis de tout cœur avec vous dans cette lutte contre le coronavirus. Avec mon ami Mirko Parisi, le club de Parisi Box et toute la famille de la boxe. On ne lâche rien, on se bat et nous vaincrons le coronavirus. Ciao, amigo. Rimaniamoci a casa per combattere questo virus. Insieme uniti ce la faremo. Un saluto alla Parisi Box. Ciao ragazzi. Rimanere a casa per il bene di tutti. Perché è da casa che si può combattere e vincere il Covid-19. L'importante è rimanere uniti ed allenarci con grinta e stimoli. Mi raccomando, tenete duro in questo periodo così difficile. Ciao dal maestro Massai. Ciao. Sono Franco Orelli della Box Parisi. Vorrei ringraziare Mirko Parisi, presidente, e Tony Riggi per la sua bella canzone che sta facendo per noi. E io mi sto allenando con questa bella canzone, ragazzi. Vi prego, rimaniamo tutti a casa per virus, che sembra che è più forte di noi, ma non c'è. Noi dobbiamo essere forti tutti insieme per ritornare in palestra e allenarsi con questa bella canzone che sta preparando per noi boxer. Guardi, vi faccio vedere 2 minuti. Ragazzi, io ho fatto pochino, ma proprio poco, per voi, per dirvi allenarsi, tutti insieme, riusciamo fuori alla grande. Un bacione a tutti. Ciao, Italia, un messaggio. Saluto al cantato Tony Riggi, Antonio Riggi, anche Marco Parisi, anche Parisi, la squadra box in Italia. Ok, il messaggio. Ciao, mi chiamo Frank Peter, è da Londra, Inghilterra. Sono una donna britannica autorizzata che produce incontri di box in tutto il mondo. Vorrei dire
che sosteniamo che nel Regno Unito nostro fratello italiano un 100% Marco Paresi di Paresi Box in Italia per il suo enorme sforzo di allenamento da casa e tutti dobbiamo lavorare insieme come comunità globali nella nostra battaglia contro questo horrible virus, il COVID-19, il COVID-19. Il mondo stiamo soffrendo qui in Inghilterra, 5-6 settimane di blocco ci mancano. I nostri amici e famiglie a causa del distanziamento sociale. Questo terribile virus, prigionieri, sappiamo che il tasso di mortalità in Italia è male. Non importa se si va in Chinese, bianco o nero, infatti qualsiasi denominazione ci permette di riunirci come una unica grande famiglia in tutto il mondo e sostenere. Marco Paresi e il team Paresi Box, Tony Ligi, troppo amore, dammi Franco, con amore per i nostri fratelli e sorelle in Italia. Mua, ciao. Ragazzi, siamo tutti a casa, usciremo tutti più forti dopo questa situazione, lo so, non è facile per nessuno. Ci alleniamo in casa, si può fare di tutto. Io ho fatto 10 riprese di vuoto, 5 riprese di corda, dolcina, sto da Dio. Ragazzi, è molto dura, è difficile, lo so, per tutti. Però noi dobbiamo stare tutti uniti attraverso questa canzone. Ok ragazzi, un saluto a tutti. Ciao a tutti, sono Luca Berger, pugile della Paresi Box. Volevo fare complimenti a Tony Rizzi per la sua magnifica canzone che mi sta accompagnando in tutti gli allenamenti. Spettacolo. E un saluto al presidente Mirko Paresi, sperando che tutti noi torniamo a fare ciò che chiamiamo, quindi boxare. E vi invito a stare a casa. Anche il 4 maggio, quando sarà tutto un po' più libero, uscite sempre con cautela, mi raccomando. Forza alla Paresi Box! Ciao a tutti, sono Alessandro Ciupito, un pugile professionista della scuderia Paresi Box. Non vedo l'ora di iniziare la mia carriera da professionista con il boss Mirko Paresi e saluto. E inoltre saluto Tony che ha realizzato un bel inno che ci accompagna in questi tempi morti a causa del coronavirus in ogni allenamento. E lo saluto e gli faccio complimenti per la canzone. Speriamo che questa situazione finisca presto, così torniamo tutti a boxare e a fare ciò che ci piace. Ciao a tutti. Ciao, sono Gianluca Cetti, a campione dell'Unione Europea. Vorrei fare un saluto a Mirko Paresi e a Tony Ligi per il suo bellissimo brano. Ciao, a presto. E per battermi per sopravvivere, per farti male, cantautore della canzone resterà. Ti portare in casa a fare qualcosa. Saluto il presidente Mirko Paresi e la Paresi Box e vi invito ad ascoltare il pezzo del compositore Tony Ligi e inoltre vi invito ad allenarvi in casa. Non uscite, rispettiamo le regole. Un saluto, Umberto Lucci. Ciao ragazzi, continuiamo a stare a casa, sempre uniti, continuiamo ad allenarci, ad ascoltare la bellissima canzone Pugni e Cuore, che sarà da stimolo e motivazione, perché è stupenda.
Un abbraccio alla Parisi Box, vi voglio bene e mi mancate tantissimo, vostra Amira. Ciao. Ciao ragazzi, sono il maestro Sumbu Kamumbai. Io resto a casa. In questo periodo di chiusura totale, per togliere ansia e stress, faccio esercizio fisico. E voi della Box Parisi, siete d'accordo? Continuiamo insieme. Buongiorno a tutti, sono Mirko Garbotti del gruppo sportivo Fiamma Azzurri. E ce la stiamo facendo, continuiamo così, restate a casa, continuiamo ad allenarci a casa, e è l'unico modo per combattere questa battaglia e vincere anche questa. E volevo fare un saluto al mio amico Mirko Parisi, tutta la Parisi Box, il gruppo sportivo Fiamma Azzurri e l'Olympic Box Gym. E continuiamo così e torneremo più forti di prima. Forza! Ciao, sono Pasquale Di Silvio, il Puma. Ragazzi, alleniamoci a casa, insieme possiamo farcela, uniti per distruggere il Covid-19. Forza, un abbraccio a tutti del Puma e un saluto alla Parisi Box. In questi tempi tristi ci sentiamo tutti, come lo slogan afferma, lontano ma anche vicino. E questo sistema sta dimostrando tutte le sue fragilità nei confronti dei più poveri, nei confronti degli oppressi, di quelli che vengono uccisi durante le guerre. E il sistema quindi è come prima, bisognerà pure cambiarlo, perché se vogliamo ritornare alla normalità di prima, è questa normalità che ha causato tutto questo. Quindi noi abbiamo un senso di fratellanza, il compleanno, non siamo gli unici a nascere in quella data, nascono altri fratelli, forse gemelli se nascono insieme a noi. Per cui l'auguro è di cambiare. Ciao, sono Roberto Cammarelle, ringrazio Mirko Parisi della Box Parisi che mi ha dato la possibilità di darvi un messaggio importante. Rimanete a casa. Anche da casa possiamo fare tanto per combattere questa situazione. A casa possiamo usare il nostro cuore per allenarci, muoverci con grinta ed essere pronti quando usciremo fuori a far vedere quello che siamo. Forza a tutti, viva la box! Ciao, sono Andy Montiglione. Mi ho combattuto tante di battaglie in tutti gli anni, ma questa mi fa un po' paura. Perché? Perché non c'ho davanti l'avversario. Io resto a casa. Faccio un saluto a Tony Riggi, Pugni e Cuore, bellissima canzone, all'amico Mirko Parisi, con il quale ho condiviso una serata di pugilato fantastica da lui contro Max Cogliano. Facemmo una bella serata di box a Latina e spero che ci sia l'occasione di farla nuovamente in onore del pugilato e come coronamento post pandemia. Bella ragazzi! Guardi, buonasera, sono Luciano Sordini, mi conoscete, nella box sono il maestro della Fiumicino Box e sappiamo tutti quello che stiamo passando con questo virus maledetto. Io dico che saremo sempre pronti a combattere come abbiamo sempre combattuto nella vita e anche a battere questo duro avversario invisibile. Adesso tocca stare per forza tutti a casa e nel momento più opportuno saremo in prima linea. Un abbraccio a tutti quanti, un grande in bocca al lupo da tutti voi. Agli amici della palestra Parisi Box, invito tutti di rimanere a casa. Insieme ce la possiamo fare, magari allenandoci con buona musica. Un saluto a tutti voi dalla Team Box Teramo 11, il maestro Luigi Ascani. Un saluto a tutta la protezione civile che sta lavorando per noi. Forza che ce la facciamo, grazie. Ciao amici, eccomi qua, sono in palestra e volevo dirvi solo una cosa: per sconfiggere il coronavirus bisogna adottare tutte le misure di sicurezza, dobbiamo restare a casa,
solo questo nel nostro metodo per sconfiggere il coronavirus. Inoltre volevo salutare la ASD Parisi Box e il collega amico Tony Luigi per la bellissima canzone sul mio fuoco. Ciao ragazzi, restate a casa. Allora, siamo al Boxing Progress Martinez dal Belgio per il mio caro amico Mirko della Parisi Box in Italia. E allora, per far vedere che siamo anche noi qua in Belgio chiusi e possiamo allenarci stando a casa, essendo anche da soli, ci possiamo anche allenare. Allora, la Parisi Box è un piacere averlo sempre come amico, questo grande Mirko. Ecco qua la mia palestra, un pochettino, come vedi, siamo soli e ecco, facciamo quello che possiamo. Ti voglio bene Mirko, un salutone, un abbraccio dal Belgio. Ciao, Diego Martinez. Buonasera, sono Sandro Casamonica. Io vi chiedo a tutti di rimanere a casa, perché anche da casa si vince questa battaglia, è così che si fa. Muoviamoci a casa, fate ginnastica, muovetevi e trovate degli stimoli per rimanere a casa. Naturalmente uscire solamente per delle cose urgenti. Rimaniamo uniti e vinciamo questa battaglia. Ciao ragazzi, restare a casa è per il bene di tutti, perché è da casa che possiamo combattere e vincere il Covid-19. L'importante è restare uniti ed allenarci anche sulle note di questa canzone. Mi raccomando, tenete duro in questo periodo così difficile. Ciao a tutti dal maestro Massaio. Rimanere a casa in questo momento è il match che ci porta sicuramente alla più grande delle vittorie. Dunque signori, ancora un po' di pazienza, rimaniamo a casa, ci alleniamo possibilmente con i propri spazi e aspettiamo la fine di questo periodo terribile. Un ringraziamento per questo video messaggio a Mirko Parisi e alla bella canzone di Tony Ricci. Io resto a casa, pugni e cuore contro il coronavirus. Questa mia canzone ha unito tutta la box italiana contro il virus, questo virus che sta distruggendo il nostro ambiente, il nostro mondo, la nostra terra. Pugni e cuore contro il coronavirus. Un saluto a Mirko Parisi e a tutta la Parisi Box. Grazie, grazie, grazie per aver adottato questa canzone per questo video così bello. Pugni e cuore. Io resto a casa. Bene. Buonasera a tutti, sono il padre Luca, cappellano della Parisi Box, che ha come titolo della unione di preghiera come in cielo così in terra. Mi raccomando, sempre fiducia nel Signore, state bene nella casa, fate molti esercizi, anche molto tempo per pregare, oltre che esercizi fisici. Che il Signore benedica a tutti, ci liberi da ogni cosa mal cattiva, ci dia la sua grazia e la sua benedizione per l'intercessione della Madonna. Grazie, un abbraccio e sempre vittoria in Cristo. Ciao. Il vento gira ad est, io ti guardo come fosse l'ultima cosa che farò. Prima di combattere salirò sopra il ring senza mai indugiare, e per battermi, per sopravvivere, per farti male. Ma cosa resterà del tempo e la realtà? Mi hai tolto via dalla strada senza mai spiegare il motivo di perché mi volevi amare. Sorprendimi, travolgimi, castigami, non lasciarmi andare. Ma cosa resterà di nobile arte? Metti il cuore su cuore, stringi i pugni chiusi e continua a lottare. La sabbia e fuoco, accendi la tua fiamma, e ci via dall'angolo.